Signor Calessandri, ancora una volta Pieve di Teco ospita l'Orchestra Classica, un appuntamento che ormai è entrato, diciamo, nella tradizione. A Pieve c'è grande attesa, non soltanto a Pieve di Teco, perché diverse persone vengono qui apposta per seguire questo concerto. Oggi è la festa della musica, il 21 giugno è la festa della musica e ospitiamo ancora una volta l'Orchestra Classica, il maestro Kantorov che è qui a fianco a me, che stasera sarà insignito della cittadinanza onoraria. Perché questa cittadinanza? Perché il maestro Kantorov, da quando è venuto, ha amato Pieve e ha amato la nostra collettività e soprattutto ha amato questa splendida chiesa che ha un'acustica perfetta e si ricorda sempre di Pieve quando parte nei suoi tour, dice sempre voglio andare a Pieve, quindi abbiamo pensato proprio di tributargli questa onorificenza per che entri a far parte proprio della nostra comunità, quindi stasera lo adottiamo e come abbiamo adottato altri illustri, no? Personaggi saranno qui stasera, il primo di tutti il generale Bellaciccio, Cattivi di Cuore, il generale Robusto, il Pannofino, no? Questa tradizione che è stata istituita dalla mia amministrazione di voler far crescere anche culturalmente questo territorio. Poi l'Orchestra Classica si presenta da sola, fanno tutti gli anni un grande successo, tutte le volte questa attesa, come avete visto anche il chi passa dice è il giorno più bello dell'anno, aspettiamo questa venuta e quindi stasera facciamo questa grande festa della musica insieme all'Orchestra Classica che ringraziamo ancora per essere a Pieve di Teco. Intanto al maestro Kantorov vogliamo dire grazie e bentornato a Pieve di Teco e lo vedremo ancora più spesso, immagino, perché questa sera diventa cittadino di Pieve di Teco. Grazie. Molte grazie. Allora, dalla prima edizione di questo festival in onore di Tchaikovsky, io e la mia orchestra siamo sempre stati felici di tornare ogni anno, quasi ogni anno, a Pieve di Teco. È una domanda difficile questa, perché il maestro pensa che il segreto stia in questa città, ha un fascino segreto, nella musica, ci attira e ci chiama sempre a ritornare, perché in questa musica trovarci qui è contenuta in questo contesto così bello. Dal punto di vista architettonico, dal punto di vista umano. Ecco, a proposito di umanità, il maestro ha saputo portare con la sua umanità, il suo calore verso il pubblico, ha anche saputo portare la musica oltre i confini tradizionali, possiamo dire, perché i suoi concerti sono veramente spettacoli che coinvolgono il pubblico. Il pubblico diventa quasi coprotagonista. È un сложный вопрос, но мне кажется, что мы все и оркестры, я имеем дело с такими величайшими шедеврами музыки, что они настолько вечные, и сиюминутная наша жизнь, она не отражает и небольшой части того, что заложено в этой музыке. И наша задача раскрыть это. Мы всегда будем приезжать с удовольствием в этот город. E quindi noi continueremo a venire volentieri in questa città. Venite na nasce concerti. E quindi inviteremo tutti a venire ai nostri concerti.